Il primo weekend del nuovo anno è anche quello della prima giornata del girone di ritorno in Serie D. Si ricomincia dunque, e si ricomincia dal più 9 del notaresco su quel Matelica, che all'ultima curva del 2019 ha sorpassato l'area canatese, rivale dei rossoblù per tutta l'andata, battendolo a domicilio per 2-1. Il notaresco riparte dal Molise, col Vasto Girardi, in attesa che arrivi un altro portiere per dare manforte a Monti. La squadra di Roberto Vagnoni ha chiuso l'anno con la sconfitta nel Pantano di Fiuggi, ma dalla parte opposta la formazione di Farina, a proposito di estremi difensori, potrà contare sui 195 cm del lituano Ovidius Siaulis, classe 1999. Assenze pesanti però quelle del tecnico gialloblu, che non avrà il capitano Ruggeri e l'attaccante Chiere Mateng per squalifica e Devizia per infortunio. Notaresco che ha interrotto la serie positiva, ma che aveva fatto fino ad allora praticamente percorso netto. Vasto Girardi, che dopo l'avvio positivo nella parte finale del 2019 ha avuto una flessione fatta di 2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 giornate. La sfida tutta abruzzese, quella tra Chieti e Vastese ad Ortona invece, va in scena in posticipo. Lunedì pomeriggio, nel giorno dell'Epifania, una delle gare più sentite a causa della grande rivalità tra le due piazze. Proprio per questo solo 50 tagliandi a disposizione per i sostenitori biancorossi, che di conseguenza salteranno la trasferta per protesta, ma saranno domani mattina alle 10 alla rifinitura all'Aragona per l'ultimo sostegno ad una squadra, quella di Marco Amelia, ad un passo dal colpaccio a Monte Giorgio prima di Natale, ma che nel complesso ha una marcia diversa rispetto all'avvio incerto. Occupa il 7° posto ed è a meno 4 proprio da quel Monte Giorgio che chiude la griglia degli spareggi. Motivazioni di classifica diverse quelle che invece animano il Chieti, che pur senza avere ancora mai avuto a disposizione lo stadio Guido Angelini e con un mercato che l'ha rivoluzionato parecchio, ha agganciato il treno delle squadre a quota 17 che puntano ad uscire presto dalla situazione potenzialmente pericolosa. Nel gruppone c'è anche il Giulianova, che ha steccato gli ultimi 3 impegni con Notaresco, Pineto e Tolentino, ma non potrà sbagliare al Fadini contro un Porto Sant'Elpidio che sta anche peggio. Non in classifica perché i punti sono gli stessi, 17, ma la formazione di Mengo non vince addirittura dal 27 ottobre, 1-0 con la Jesina, ed ha appena strappato un punto ad Agnone che lo tiene in linea di galleggiamento. In più i marchigiani saranno privi di Maio squalificato. Assenza pesante per identico motivo per Del Grosso, senza il baby gioiello Barlafante appiedato per un turno. Riparte da Fiuggi l'avventura di Daniele Amaolo alla guida del Pineto, terzo allenatore in pochi mesi per il patron Silvio Brocco, il cui obiettivo è adesso la tranquilla qualificazione alla seconda fase da disputare sperando di arrivare fino in fondo. Situazione strana quella dei biancazzurri, che sembrano a metà torneo nel limbo di una classifica buona ma non tale da poter sognare una clamorosa rimonta. La formazione di incocciati per di più è temibile, specie sul proprio terreno, e il notaresco ne sa qualcosa. In palese difficoltà l'Avezzano, che ha chiuso l'anno perdendo col Chieti, ma prova a risalire la china con il ritorno di Antonio Meco Monaco sulla panchina e di Gerardo Masini al centro dell'attacco. Il centravanti argentino è arrivato da poche ore in Italia, impossibile pensare ad un suo impiego già domani a Campobasso. Il tecnico dei marsicani sarà privo di Brunetti, ma deve provare a violare il nuovo Romagnoli, perché Jesina e Cattolica, appaiate all'ultimo posto, sono a soli 2 punti di distanza.